Cultura finanziaria, intervista a Bankstation su Finanza Semplice. Ciao, oggi è 23 dicembre e tra due giorni è Natale. Prima di tutto, auguri di Buon Natale. E il podcast non ti lascia solo, esce anche oggi venerdì 23 dicembre. E ti metto l'audio di una bellissima intervista che ho fatto in video, che trovi sul mio canale YouTube, come tutte le altre puntate o interviste o anche i monologhi che faccio da solo, dove ho intervistato Bankstation. Ci siamo confrontati su qual è il ruolo di chi fa cultura finanziaria, ci siamo confrontati su vari argomenti, sui fuffaguru e alla fine anche sulle criptovalute. Abbiamo un po' opinioni diverse, però è giusto avere opinioni diverse. Quindi buon ascolto dell'audio dell'intervista, che ti ripeto, se vuoi puoi andare a vedere sul mio canale YouTube Finanza Semplice. E anche venerdì prossimo ci sarà una nuova puntata, e se ti va seguimi anche su tutti gli altri social. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Ciao e benvenuto al nuovo podcast, anzi anche video podcast, Finanza Semplice di Alfonso Selva, che poi sarei io. Faccio il consulente finanziario dal 1994, lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimento, credito e assicurazioni. Sul mio podcast troverai in monologhi che parlano di storie di banca finanza e interviste a personaggi interessanti come oggi. Non te lo anticipo ancora, sta là, ma sicuramente l'avrai già riconosciuto se sei un aficionados della finanza. Prima di entrare nel vivo della puntata, ti ricordo che puoi andare sul mio sito alfonsoselva.it e scaricarti gratuitamente il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare. È una frase proprio tipica per capire come puoi fare per venire da me e essere già preparato. Poi con loro sarai ancora più preparato, chiaramente, però adesso ci arriviamo. Allora, come dicevo, oggi ho Bankstation. Mamma mia, ragazzi, sono veramente, come dire, in soggezione con loro. È uno solo, ma sono in due. Perché? Perché sono dei miti del podcast e dei video che parlano di finanza, di banca, di investimenti, tutte queste informazioni. Ciao Luca e benvenuto. Ciao Alfonso, grazie a te, anzi, e grazie di questa introduzione che speriamo di meritarci nel corso di questa intervista, ecco. Guarda, voi siete il mio benchmark, come diciamo in finanza, di come raggiungere gli ascolti e la bravura che mettete nel fare i podcast, quindi vi vedo e poi cerco di copiarvi quelle cose che sono, perché lo sai che si fa così, no? Si vede chi è più bravo di te, chi arriva più alto di te e copi, no? Certo. Noi siamo sposiamo questa filosofia in toto. Alla fine, in tutta la creatività sta tutto nel copiare bene. E migliorare. In maniera originale. Bisogna però sempre copiare. Allora, anche noi copiamo un sacco, però non diciamo da chi copiamo, quindi sembra che sia originale. Allora, io ho detto Bankstation, siete in due, oggi sei tu da solo, solo Luca Dan, però Bankstation è anche... C'è anche Francesco Namari, che insomma è assente giustificato, avrà super impegni chissà dove, in giro per il mondo. No, è qua nel cuore. Noi siamo qui nel nostro studio di Bologna, che stiamo, insomma, noi siamo una startup di educazione finanziaria, facciamo podcast e video e lo facciamo come startup. Noi offriamo diciamo questi contenuti di educazione finanziaria, li offriamo sia gratuitamente alla nostra community, che ormai è fatta di più di 140.000 persone, mi fa strano persino dirlo, tra Instagram, TikTok e le piattaforme di streaming audio dove distribuiamo i nostri podcast. Oltre a quello facciamo contenuti di educazione finanziaria per aziende, sia aziende che vogliono dei contenuti proprietari che aziende che vogliono promuoversi, vogliono promuovere il loro brand presso la nostra community sui social. Quindi faremo sia contenuti ad hoc per aziende che contenuti sulle nostre pagine social in collaborazione con aziende. Quindi questo è quello che stiamo cercando di fare dal nostro studiolo di Bologna. Senti, ti farò un po' di domande, alcuna più complicata, qualcuna più da uomo della strada, sempre perché il mio podcast si chiama Finanza Semplice e quindi cerco di fare come fate voi, che per quello mi è piaciuto invitarvi, io la chiamo cultura finanziaria, perché per me educazione mi sembra un po' tipo come se volessi fare il maestrino. Io non faccio il maestrino, cerco di aumentare le informazioni a disposizione delle persone con cui vengo a contatto perché più sono consapevoli, più ne sanno, e più ci lavoro meglio, no? Perché i clienti che sanno quello che stanno facendo sono clienti migliori, sono clienti più tranquilli, sono clienti dove non si affidano a te perché sei il guru della situazione, che non esistono comunque, per carità, quello ce l'affrontiamo. Però
mi piace fare questa cosa di cultura, infatti ho detto invitiamo Bankstation, che cavolo, se c'ho loro faccio un salto quantico di cultura finanziaria sul mio podcast, sul mio video podcast. Senti, mi racconti com'è nato il progetto Bankstation? Allora, il progetto è nato nel febbraio 2020, in realtà era in itinere, diciamo, era nell'etere anche prima, da un'idea di Francesco. Quando le persone gli chiedevano come migliorare la loro cultura finanziaria, uso il tuo termine che mi piace molto, Francesco rispondeva sempre leggi giornali, perché leggere i giornali è fondamentale per aumentare la tua educazione finanziaria, molto più magari di quanto lo sia anche un corso all'università, perché leggere i giornali ti dà il senso pratico delle cose, no? Se la banca centrale alza i tassi, tu vedi immediatamente l'effetto che questa cosa ha sull'economia reale, sui mercati finanziari, quindi insomma leggere il giornale ti dà il senso di praticità della finanza. La nostra Bibbia, il Sole 24 esatto, ore, esatto, la nostra esatto. Bibbia, quello che leggiamo tutti i giorni o quasi. Proprio è bello che hai tirato fuori il Sole 24 ore, perché da lì è venuto un po' il nocciolo della questione, perché diciamo, mentre in Inghilterra o in America ci sono delle fonti, dei giornali finanziari che sono anche abbastanza approcciabili a livello di linguaggio e di temi, come il Wall Street Journal è molto chiaro, molto anche basilare nel modo in cui spiega le cose, in Italia il Sole 24 Ore è un po' elitario, nel senso che è un giornale che ha un linguaggio difficile, è un po' riservato agli addetti ai lavori. Luca, ti racconto una cosa, poi ti faccio andare. Vai. Pensa che io, da piccolo nerd della finanza, a scuola, vabbè, io ho un'età, non sono giovane come te, però c'era il giornale a scuola. Allora, arrivavano i giornali e i miei compagni prendevano tutti il Corriere dello Sport, la Gazzetta, e io e un altro prendevamo il Sole 24 Ore. E ci dicevano che eravamo pazzi, capito? Che eravamo, guarda, questi che si leggono sta roba. Quindi lo leggo da quando ho 16 anni, meno male. E quindi, di essere un addetto ai lavori, allora, però direi che forse tu sei un outlier in questo, forse non so se sei il caso rappresentativo, però non lo sono. No, quindi ti dicevo, il Sole 24 Ore, mentre magari in Inghilterra o in America ci sono delle pubblicazioni come il Wall Street Journal, il Financial Times, che rendono possibile un approccio da parte di persone che non sono addette ai lavori, che vogliono magari migliorare la loro cultura finanziaria, in Italia con Sole 24 Ore e giornali simili è un po' difficile. Quindi il podcast era nato come, diciamo, link tra una persona che non sa nulla di finanza ma vuole imparare qualcosa di più e il linguaggio un po' elitario del Sole 24 Ore. Questa è una cosa che diciamo, è nata così, ma poi si è sviluppata anche in tutti gli altri contenuti che abbiamo fatto oltre al podcast, perché la nostra cifra distintiva è sempre stata quella di avere un linguaggio sempre approcciabile, che, attenzione, non vuol dire banalizzare, perché noi non banalizziamo mai i temi che trattiamo, facciamo sia podcast che video anche molto lunghi, molto analitici, però abbiamo sempre una grande attenzione a mantenere un linguaggio che sia inclusivo, comprensibile da tutti e che diciamo, non usi parole complicate quando non servono. Usiamo le parole complicate quando servono. E poi le spiegate. Esatto. Come faccio io? Se tu dici drawdown, dici che è il drawdown? Esattamente. Dici, noi tra l'altro noi siamo anche, spesso veniamo criticati per questa cosa, però è una cosa che rivendichiamo, nel senso, ti faccio un esempio, noi ultimamente abbiamo fatto un video sull'IRPEF e l'abbiamo chiamato una tassa, salvo poi essere criticati per il fatto che non è una tassa, è un'imposta, che c'è una differenza che noi conosciamo, però noi non stiamo spiegando quella differenza, quindi nel momento in cui vogliamo spiegare una cosa, aumentare il livello di difficoltà usando termini che sono meno approcciabili, perché tu dici pago le tasse, non è che dici pago le imposte, noi preferiamo anche magari fare degli errori se non sono funzionali a quella spiegazione lì, preferiamo fare dei compromessi, ecco, che non sono mai, attenzione, compromessi di contenuto, cioè è sempre tutto funzionale. Condivido appieno quello che fate, anche perché anche il mio podcast con i video non è dedicato ai miei colleghi, è dedicato alle persone che non fanno questo lavoro, che non sanno di finanza, di banca, di investimenti, perché quello che gli devo parlare io? Quelli già lo sanno, cioè non, certo, è che devi, cioè tu non è che devi parlare al collega della Citi o all'operatore in borsa della grande banca, al grande private banker, quello non ti sente, non è quello il tuo obiettivo, è farti capire da chi fa un altro lavoro. Sì, per noi è esattamente così, noi venivamo da un background di finanza e il nostro obiettivo era parlare a chi questo background non ce l'ha, che poi in realtà nei nostri podcast ci sono anche diversi livelli di lettura, poi è chiaro che forse la finalità è anche un po' diversa rispetto alla tua, che sei proprio un operatore del settore, noi avevamo una finalità proprio puramente divulgativa, quindi nei nostri podcast ci sono anche magari diversi livelli di comprensione, dove se tu parti da zero riesci comunque a comprendere, ma anche se non parti da zero
c'è un livello a cui riesci a divertirti anche tu, perché sì, c'è una storia, c'è il sound design, ci sono comunque delle cose complesse che magari ti rinfreschi, e quindi noi abbiamo diciamo, ricevuto tanti apprezzamenti anche da persone del settore che ascoltavano i nostri podcast, quindi noi parliamo e siamo attenti a rivolgerci a persone che non hanno un background di finanza, ma anche le persone che ce l'hanno si divertono ad ascoltare i nostri podcast e a vedere i nostri contenuti sui social. Luca, sottoscrivo, perché per esempio vedendo un vostro video dove parlavate della crisi di Lehman, avete inquadrato quella scritta nel film, che era scritta, io non l'avevo colta quando avevo visto il film chiaramente, e avete spiegato certo. Cos'era quella scritta, io non lo sapevo che era il ticket di Lehman Brothers, zero, e detto, cavolo, non lo sapevo, cioè nonostante faccio questo lavoro da tanti anni, avete detto un dettaglio che per un addetto ai lavori a me mi è piaciuto, è stato interessante, quindi complimenti. È curioso, è molto simpatico, sì. Sì, tanta gente ci ha detto che secondo loro era ovvio, ma boh, secondo noi non lo era ed era molto simpatico. C'era un mio capo che diceva l'ovvio è morto. Eh già. L'ovvio è morto. Bella, questa te la rubiamo, sempre per il tema del copiare bene. Vai, citami se vuoi. Senti... l'obiettivo l'abbiamo chiarito, è quello, la divulgazione finanziaria, la cultura finanziaria. Una domanda, voi siete consulenti finanziari? No, noi abbiamo lavorato, allora Francesco lavorava in investment banking, quindi era dipendente, io ho lavorato invece in una società di consulenza con cui facevo i modelli statistici che le banche utilizzano per quantificare il rischio di credito. Quindi ho una formazione più statistica, però sempre in ambito credito e banche. Però sì, non siamo consulenti finanziari, abbiamo lavorato nella finanza, ma da lavoratori dipendenti, ecco. Vale, oggi il vostro unico lavoro è questo, produrre sì. podcast, video e fare, l'ho capito da quello che mi hai detto prima, me l'ero scritta, però è fare, ecco, aiutare le aziende a fare divulgazione finanziaria interna o a mettere la loro azienda dentro di voi per fare pubblicità, insomma, questo, no? Esattamente, noi da gennaio dell'anno scorso, tra l'altro ricorre l'anniversario tra pochissimo, ci siamo licenziati dai nostri lavori da dipendenti, abbiamo fondato la startup e stiamo cercando di rendere l'educazione finanziaria sostenibile economicamente. Anche perché, Luca, diciamolo, creare contenuti fatti bene porta via un sacco di tempo. Cioè, voi li fate, tempo. Sì, voi li fate super professionalmente, perché chiaramente io li faccio un pochino meno, molto meno professionali di voi, no? Perché no, il mio obiettivo non è quello che avete voi, il mio obiettivo è ai miei non clienti di trasmettere chi sono, cosa faccio, di farmi conoscere in questa modalità. Però anch'io, cioè, ce ne passo di tempo tutte le settimane per fare i podcast, i video, creare, faccio anche degli articoli, scrivo articoli sul sito, insomma, ho scritto il libro. Cioè, non è che è una cosa che dici, mi alzo stamattina, in 5 minuti faccio. No. No, no, assolutamente. Tra l'altro, quella è una cosa che ogni tanto, non sempre, stiamo avendo anche la fortuna di trovare diciamo, clienti abbastanza illuminati da quel punto di vista, ma la quantità di lavoro che impiega fare dei contenuti, fare dei podcast, è una cosa che tante persone fanno ancora fatica a comprendere. Noi l'abbiamo compreso nel modo più brutale, cioè facendoli. Facendolo, sì. I contenuti sono importanti, ma vanno fatti bene, anche perché non puoi dire stupidate o fare delle cose da cretini, devi farle. No, quello che una cosa che accomuna me e Francesco, è uno dei motivi per cui ci siamo trovati così bene a lavorare insieme, noi ormai collaboriamo da più di un anno e mezzo, è che entrambi abbiamo una paura incredibile di dire stupidaggini e di fare errori, quindi entrambi siamo super maniacali nel fare ricerca, anche per un video di 2 minuti magari capita che ci leggiamo un paper accademico, quindi sì, sono d'accordo, soprattutto sulla finanza è un tema molto sensibile su cui fare errori, fare imprecisioni gravi può avere anche, insomma, degli impatti significativi, perché sì. Poi la gente ti ascolta e magari segui i tuoi consigli effettivamente. Se ti riconosce una certa autorità, dice l'ha detto lui, sarà vero. Non è che sì. Uno si mette tutte le cose a controllare, è normale. Infatti anch'io ho il terrore di dire stupidate,
e prima di dire una cosa di studio, vedo, poi lo riguardo, leggo, sì, tutto a posto, continuo, va bene, facciamolo, diciamolo. Perché noi, pur avendo contenuti molto poco frequenti, per la media di TikTok noi pubblichiamo 2 o 3 video a settimana, sono tutti contenuti che vanno benissimo, poi ce n'è uno che va meglio, uno che va peggio, poi l'algoritmo è sempre imperscrutabile. Però cioè, il fatto di concentrarsi sulla qualità piuttosto che la quantità ha pagato. Beh, Luca, come dico io ho dei podcast anche molto lunghi. La gente si è interessata, si sente anche un podcast di 40 minuti, di 50 anche. Se l'argomento non gli interessa, non se lo sente neanche di un minuto. Quindi se tu lo fai bene, con un certo ritmo, si sentono le cose fatte bene, le sentono anche lunghe, non è vero. D'accordissimo, d'accordissimo. Anche i miei, sì, ci sta, poi da solo faccio 10 minuti, 15 minuti, sennò poi dopo annoi, ma cose così sono anche un po' più lunghe. Cosa ne pensate del livello di cultura finanziaria in Italia? Quali sono i dati che voi avete? Io li so, però dillo anche tu qual è. E il dato non è sicuramente lusinghiero, ecco. Quindi al di là di questa osservazione e cerchiamo di farci qualcosa, ed è anche il motivo per cui noi parliamo sempre con questo linguaggio super inclusivo, ma per noi è importante fare questa roba sui social, perché lì è dove c'è la gente, e anche la gente che va a scuola passa più tempo forse sui social che sicuramente, o comunque più tempo attivo sui social che a scuola. Tocca a noi lavorarci sopra, aiutare a diffondere la cultura finanziaria. Cosa ne pensi dei fuffaguru nell'ambito finanziario, marketing finanziario? Non mi metti assolutamente in difficoltà, perché noi siamo esplicitamente diciamo in opposizione a quel tipo di educazione finanziaria. Chi sta guardando in video vedrà che ho fatto delle virgolette con le mani mentre dicevo educazione finanziaria, riferendomi a questi fuffaguru. No, noi proprio esplicitamente ci proviamo a differenziare da questi tipi di divulgatori, che per chi non fosse familiare col termine fuffaguru sono quelle persone sui social che ti parlano di come guadagnare un'entrata passiva senza fare un giorno di lavoro nella tua vita, come guadagnare magari facendo staking sulla piattaforma X di criptovalute. Diciamo, le parole chiave sono entrate passive, Dubai, cose di questo genere, ecco, online marketing. Sì, ecco. Vero. Quindi sì, no, noi ci opponiamo proprio esplicitamente a questo tipo di divulgazione e soprattutto al suo essere definita educazione finanziaria, che non è. Nel senso, se una persona come, adesso non li citiamo, però un divulgatore mi vuole parlare dei miracoli dell'online marketing e di come ti farà diventare ricco, va benissimo, ma non chiamarla educazione finanziaria, cioè è un'altra cosa. La finanza per noi è uno strumento che non ti farà diventare ricco, non ti farà smettere di lavorare, ma è un complemento al lavoro e uno strumento che ti può aiutare a fare una vita più tranquilla. Noi non promettiamo ricchezza assolutamente, noi diciamo proviamo a spiegare come funziona la finanza e proviamo a sempre a passare il messaggio che la finanza è uno strumento che non si sostituisce al lavoro, ma che ti può aiutare a diciamo gestire meglio i soldi che guadagni dal tuo lavoro o dalla tua attività, insomma ci siamo capiti, e che ti può aiutare a vivere una vita più tranquilla. Quindi il nostro claim è forse un po' meno accattivante del ti farò diventare ricco in 3 giorni, però secondo noi molto più sano e molto più giusto. Luca, lo sai perché questa domanda? Anch'io li combatto, no? Non li nomino mai, però cioè, li combatto perché? Perché nel mio lavoro intanto incontro qualcuno che mi dice ma io voglio diventare ricco in poco tempo, senza fare niente, guadagnando tanto e i soldi devono essere sempre a disposizione e mi devi dire quanto mi dai al mese. Cioè, io ho detto, vabbè, l'unica alternativa è andare a vendere droga. Cioè, perché cioè, se vuoi tutte queste cose, non esiste. Poi, quei fuffaguru, l'unico che diventa ricco è lui, vendendoti quei corsi che secondo lui ti faranno diventare ricco, che secondo lui
ti insegneranno in poco tempo come fare tanti soldi sul trading online, che secondo lui ti diranno la cripto o le cripto giuste che esploderanno. Sono spariti tutti, eh? Guarda, su TikTok non ce ne sta quasi più nessuno. Fino a 3-4 mesi fa erano compra questa. Ti ricordi quei video fatti così? Sì, no? sì. Beh, i TikToker di criptovalute si sono volatilizzati dopo questi crash recenti. Sono estinti. Cosa ne pensi dei consulenti finanziari, di me e dei miei colleghi? Allora, io personalmente non utilizzo un consulente finanziario perché le mie esigenze di gestione del denaro sono tali per cui, con il tipo di conoscenze che ho dagli studi che ho fatto, dalle cose che ho approfondito, studi non significa solo università, ma anche approfondimenti personali che ho fatto dopo, sono esigenze che dal mio punto di vista sono abbastanza semplici da non richiedere un consulente finanziario. Ecco, il consulente finanziario sicuramente è una figura molto importante per chi, diciamo, magari la stessa conoscenza finanziaria non ce l'ha, e va benissimo che non ce l'abbia, cioè, nel senso, poi chiaramente un livello di conoscenza finanziaria base ci vuole per interagire con un consulente finanziario, certo, e non venire truffato, come ci vuole per interagire con un meccanico o con un idraulico, esatto, o con qualunque professione. Esatto. Dopodiché però non è che tutte le persone del mondo possono essere dei guru di finanza o degli educatori finanziari come me o come te. Quindi per quelle persone che vogliono gestire i loro risparmi al meglio, hanno la consapevolezza che questa cosa sia importante, ma non hanno le capacità, come dire, tecniche o analitiche, perché fanno altro, di farlo, è giustissimo rivolgersi a un consulente finanziario. Attenzione, serve quel livello di educazione finanziaria minimo per cui interloquisci col tuo consulente finanziario con cognizione di causa, ecco. Certo, come ho detto prima, se il cliente è più consapevole, io ci lavoro molto molto meglio, perché se sa i meccanismi base di come funzionano le cose, è più tranquillo quando succedono anche periodi come questo. L'hai preparato, gliel'hai detto, sa perché succede, sa che è già successo, sa che cambierà, sa tante cose, allora si lavora bene. Interrompo il podcast per una bella novità. Da oggi c'è uno sponsor. Anche grazie a te che mi segui, un'importante azienda, Bitcoin People, ha pensato di sostenere il lavoro del mio podcast. Hai mai pensato a come farti pagare in Bitcoin in azienda? Oggi si può, nel pieno rispetto della normativa fiscale, grazie all'aiuto di Bitcoin People. Gli amici di Bitcoin People, infatti, ti forniscono un gestionale per ricevere pagamenti Bitcoin e per tenere facilmente la contabilità aziendale. Incassi Bitcoin nel tuo wallet in modo semplice. Scarichi l'Excel e mandi al commercialista un report euro Bitcoin completo di tutte le informazioni per il fisco. Se vuoi, puoi anche convertire il pagamento immediatamente in euro, azzerando così la volatilità di Bitcoin e essere sempre tranquillo. Facile e senza burocrazia. Visita il sito bitcoinpeople.it e mettiti in contatto con i ragazzi di Bitcoin People. Un commento da te sulla situazione finanziaria e economica attuale. Che ne pensi? Non vendete, non so, questa è la prima cosa che mi viene da dire. È un momento che forse, cioè, prima o poi doveva capitare, no? Nel senso, se non era la crisi in Ucraina, anche se comunque l'inflazione era molto alta anche prima, era qualcos'altro, cioè un momento un po' di reset vero dopo un po' di ebbrezza, se vogliamo, con tutti i soldi che sono stati versati nell'economia per, diciamo, far fronte alla crisi del Covid. Prima o poi ce lo si sarebbe dovuto aspettare, ecco. Quindi è un momento, come dire, normale nei cicli economici, nel cosiddetto business cycle. Sì, quello che mi viene da dire è, penso, quello che dirai tu a tutti i tuoi clienti e tutti i tuoi ascoltatori è:
è un momento un po' normale dal punto di vista della gestione dei risparmi. Non c'è bisogno di perdere la testa, perché quegli investimenti che risentono di questa situazione economica e finanziaria in negativo sono anche quelli che vanno approcciati con un orizzonte di più lungo periodo. Quelli che invece hanno un orizzonte di più breve periodo sono anche quegli investimenti più sicuri, che non risentiranno di o comunque risentiranno in misura minore, diciamo, di questa situazione. Però sì, ci sono poi degli economisti che sono super lugubri sul destino dell'economia. Non mi lancerò, a meno che non lo chiedi esplicitamente, non mi lancerò. Luca, lo sai che c'è qualcuno che ha detto: un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno. Se tu dici continuamente c'è la crisi, moriranno tutti, c'è la crisi, crollerà tutta, prima o poi ci azzecchi per forza. È certo. Prima o poi succede. I cicli c'è, il 2008, il 2018, il 2000, cioè ci stanno le borse, ma il brutto è che molti, per esempio, non si sono resi conto che nel 2021, nel 2020 avevano guadagnato tanto le borse, perché magari erano fuori. Allora è facile che hanno percepito questa crisi e non hanno percepito invece i benefici di essere investiti negli anni passati, perché magari non erano seguiti in un certo modo. Ecco, quindi cioè, sai, è facile parlare delle cose negative, quelle positive non fanno notizia, dico io, no? E i giornali strillano. Ma anche perché c'è un po' un fenomeno che si è visto, ne parlavamo poco fa, tutti, diciamo, i fuffaguru, i divulgatori di investimenti, queste cose diventano popolari, sempre più popolari, durante un picco, no? Quindi, o durante un mercato in salita. Quindi c'è anche un fattore di amplificazione, per cui quando il mercato va bene, si è visto anche durante la bolla delle dot-com, di cui abbiamo parlato tra l'altro nella nostra ultima serie di podcast, quando le cose vanno molto bene c'è molta attenzione mediatica nei confronti del mercato azionario. C'è tanta gente che ti propone soluzioni di investimento, c'è tanta gente che ti dice devi investire perché se investi negli ultimi due anni avresti guadagnato X, e quindi nel momento di maggiore attenzione mediatica, che è quello del picco, è poi il momento in cui comincia un po' la discesa. Quindi c'è anche questo effetto amplificatore, no? Per cui il momento del picco è anche, proprio perché c'è questo picco e le cose stanno andando bene, quello di maggior attenzione, cosa che fa sì che poi questa attenzione rimanga anche quando le cose vanno giù. Quando poi invece l'interesse è scemato e le cose iniziano ad andare bene, non c'è la stessa attenzione mediatica. Non so se è chiaro. Sì, è esattamente così. È facile parlare quando tutto crolla, quando tutto ricomincia a crescere non fa notizia come quando è crollato, è normale. Ci avviciniamo al fine anno e io, la banca con cui collaboro, abbiamo 35 società di gestione che colloquiamo e ognuna fa la sua previsione per l'anno prossimo. Mi chiedere la mia previsione, ti prego. No. Non sono una banca, ho smesso di lavorare in banca. No, ti chiedo che cosa ne pensi. Io ho una mia idea su questa cosa. Ti chiedo che cosa ne pensi di queste previsioni, il forecast, le previsioni, cosa succederà. Ognuno c'ha la sua, no? Cosa ne pensi? Queste previsioni forse lasciano un po' il tempo che trovano, ecco. Soprattutto in una fase così. Ma secondo me in quasi tutte le fasi, perché se tu calcoli... Io e altri ce ne siamo andati a riprendere e mediamente ci azzeccano poco. Per esempio, l'altro anno prevedevano un 2022 fantastico, poi è andato quello che come è successo. Nel 2020 lo stesso, il Covid, poi dopo il Covid le borse sono riprese tantissimo. Insomma, nessuno lo sa. La verità è che nessuno sa esattamente cosa succederà. Certo, a grandi linee lo possono un po' capire, ma nessuno sa esattamente cosa succederà. Altrimenti, se lo sapesse qualcuno, sarebbe lui immensamente ricco e gli altri tutti poveri, perché e soprattutto non lo divulgherebbe. Esatto. Proprio perché altrimenti non sarebbe più l'unico a essere immensamente ricco. Esatto. Cosa ne pensate delle criptovalute? Io ho la mia idea. Allora, poi te la dico prima io o te ne dici prima tu? Ma se vuoi la dico prima io, perché la nostra è abbastanza semplice. Noi sulle criptovalute siamo scettici to cure. Su tutte? Sì. Anche noi partiamo nella critica proprio da Bitcoin, che tende a essere quella più inattaccabile. È molto facile criticare le criptovalute alla luce degli ultimi scandali che ci sono stati.
Quindi... Però Luca, se tu parli di FTX, che è lo scandalo più grosso che c'è stato adesso e Terra Luna prima, FTX è perché usavano le criptovalute, ma poi è semplicemente un furto di qualcuno che si è rubato i soldi che aveva presso di lui, che poi certo, erano criptovalute. Ma infatti, noi non... Cioè, nel senso, quelli sono comunque per me dei paradossi delle criptovalute, perché si parla tanto di finanza decentralizzata, decentralizzazione della finanza, poi guarda un po', c'è questa istituzione che è grossissima, che fallisce e tutto il mercato cade, quindi non mi sembra una grande decentralizzazione, ma è molto facile criticare le criptovalute alla luce di questi scandali. Noi siamo anche abbastanza critici proprio delle criptovalute nel mondo ideale, cioè anche dell'idea proprio di decentralizzare la finanza. Secondo me, e io credo profondamente in questa cosa, è una diagnosi, la diagnosi delle criptovalute ai problemi della finanza è giusta, nel senso che nella finanza ci siano degli attori che hanno un potere di mercato tale per cui riescono a applicare commissioni troppo alte, controllano il mercato, quindi insomma riescono a estrarre valore dalle persone che utilizzano il sistema finanziario, è un vero problema, e le criptovalute, Bitcoin in particolare, hanno creato un dibattito su questo tema, sul fatto che gli intermediari finanziari, come le banche, diciamo, nel controllare il sistema finanziario, estraggano molto valore da questo sistema. Secondo me quello che c'è di profondamente sbagliato nelle criptovalute, in tutte le criptovalute, parlo in particolare di Bitcoin, è la soluzione che viene proposta a questo problema, che è ben diagnosticato. Mi spiego. La soluzione di Bitcoin, poi non mi addentro nella spiegazione tecnica chiaramente di come funziona Bitcoin. No, se chi lo vuole vedere, sapere, cioè ho 10-15 esatto. puntate che spiegano cosa sono, perché, per come, poi ti dico la mia idea. Comunque non è una cosa tecnica, vai. No, la soluzione proposta da Bitcoin è quella di praticamente smantellare l'infrastruttura tecnica di come funziona il sistema finanziario, quindi un sistema che si basa su attori che interagiscono attraverso degli intermediari, che sono le banche o sono insomma i circuiti di pagamento, sono diciamo le banche per semplificare, e sostituirla con un'infrastruttura invece decentralizzata, fatta di nodi, di tecnologia, di miner, di computer, che però è, dal mio punto di vista, è una diagnosi sbagliata, perché non è il problema del sistema finanziario, non è la sua infrastruttura tecnologica. L'infrastruttura tecnologica del sistema finanziario è incredibilmente incredibilmente sofisticata. Il fatto che una banca faccia un trasferimento di soldi semplicemente scrivendo una riga su un suo libro contabile, e quel trasferimento di soldi è fatto senza, e il fatto che questa infrastruttura, che è frutto di secoli e secoli e secoli di progressi sociali e come dire di norme sociali, il fatto che questa infrastruttura debba essere sostituita da un carrozzone di computer miner che impiegano una quantità di risorse elevatissima per fare poi le stesse cose che fa il sistema finanziario, secondo me è sbagliato, cioè ha centrato male il punto della situazione, perché dal mio punto di vista, poi io qua ho una formazione da economista, la risoluzione del problema del sistema finanziario che trattiene commissioni troppo alte è: l'infrastruttura tecnologica va benissimo che quando un 5 euro devono passare di mano ci sia una sola banca che scrive una riga su un foglio invece che 50.000 miner che sturbinano in Cina. La cosa che risolve il problema delle commissioni troppo elevate è la concorrenza, cioè il sistema finanziario deve essere reso concorrenziale, cioè quello che riduce le commissioni applicate dalle banche è avere più banche che competono fra di loro, meno barriere all'ingresso al sistema finanziario. Il fatto di dire buttiamo via tutta l'infrastruttura tecnologica, sostituiamola con questo carrozzone, per me, e lo dico proprio nei termini più base possibili, per me non ha senso. Dissento da quello che hai detto, immagino. Io no, io sono favorevole solo al Bitcoin, perché invece
sono convinto rispetto a te che sia una vera alternativa, che non sostituirà quello che è il sistema tradizionale finanziario, ma sarà un'alternativa che è fatta in un certo modo. Quello che secondo me spariranno sono tutte le altre, sono tutte le shitcoin al di là del Bitcoin. Forse l'unica sarà Ethereum, che però anche Ethereum non è decentralizzata. L'unica vera decentralizzata è Bitcoin, perché non c'ha nessuno dietro. Tutte le altre hanno fondazioni, enti, padroni, infatti poi le cambiano, le rubano, le cose. Cioè, il Bitcoin è, secondo me, non è tanto il discorso della concorrenza, è quanto la diversità di come scambiarsi i soldi, di come poter essere più autonomi senza dipendere da una cosa centrale, no? Cioè, perché dicono che il Bitcoin è l'oro digitale? Perché è poco, scarso, e secondo me potrebbe succedere che le banche centrali prenderanno il Bitcoin come riserva al posto dell'oro o insieme con l'oro, perché è finito. Ed è, potrebbe essere anche questa un'altra cosa. Quindi secondo me si andrà ad affiancare. Però l'unica seria, secondo me, è il Bitcoin, che potrebbe anche crollare. Su questa cosa dell'oro mi piace sempre dire una cosa. Io, insomma, chiaramente ho un punto di vista diverso. Sul fatto dell'oro dico: l'oro ha il valore che ha perché glielo diamo noi. Dopo millenni di storia in cui abbiamo usato l'oro come mezzo di scambio vero, certo, e proprio. Certo, certo. Prima che una cosa come il Bitcoin... Cioè, si parla di millenni in cui abbiamo usato l'oro. Prima che una cosa come il Bitcoin raggiunga quello stato lì, secondo me ce ne vuole e non succederà mai. Altra cosa, spesso ai promotori di Bitcoin piace citare il gold standard come alternativa, diciamo un sistema monetario che è ancorato ad una riserva aurea che è fissa ed è scarsa, in opposizione a un sistema che invece è basato completamente sulla fiducia nei confronti degli stati e delle banche centrali. Ma se noi analizziamo bene il gold standard, la storia del gold standard a fine 1800, vediamo che il gold standard in realtà è un po' una sorta di palliativo, cioè non era tanto il valore in sé dell'oro che importava, la cosa importante per cui gli stati sceglievano il gold standard. Gli stati sceglievano il gold standard perché dava l'impressione, il fatto che uno stato si prendesse l'impegno di ancorare la sua moneta all'oro, che poi poteva essere qualunque altra cosa, c'erano anche i silver standard, c'erano diversi bimetallic standard. Vabbè, l'unico serio era il gold. Il fatto che lo stato ancorasse il valore della sua moneta all'oro era percepito non tanto come ok, c'è l'oro, sono a posto, c'ho il mio oro, tengo il mio oro. Ma la cosa importante del gold standard è che lo Stato era percepito come affidabile perché faceva questo pledge, questa promessa di tenere stabile il valore della sua moneta perché lo teneva ancorato all'oro. Ma quindi qui vediamo che alla fine torniamo sempre lì, quello che importa non è l'oro, chi se ne frega dell'oro, quello che importa è la fiducia nello Stato, cioè l'oro era un pretesto, nel senso... Quello che importava era il commitment dello Stato nel tenere stabile il valore della sua moneta, e tanti l'hanno imitato non tanto perché fosse l'oro, ma perché l'Inghilterra, che era considerato il paese monetariamente più affidabile, era quella che usava il gold standard, e quindi tanti hanno copiato l'Inghilterra per proiettare questa immagine di affidabilità. Ma alla fine si torna sempre alla fiducia, cioè l'oro è una maschera, la finanza è tutta basata sulla fiducia negli stati e nelle banche centrali. È verissimo. E il Bitcoin e l'oro contano fino a un certo punto, è tutta una questione di fiducia negli stati e nelle banche centrali. Dai Luca, gli esperimenti, è recentissimo, ci mettono tempo, però con un'accelerazione dovuta alla tecnologia che stiamo vivendo, che non è più un'accelerazione normale, ma un'accelerazione spaventosa, quindi potrebbero non volerci centinaia di anni per fermarsi, o potrebbe morire domani. Quindi per me, comunque, nell'ambito di una diversificazione di un portafoglio, un 2%, 3% di Bitcoin ci potrebbe stare. La pazzia è chi prende, ci mette tutto quello nelle criptovalute perché vuole diventare ricco in poco tempo senza fare. Lì è una follia, che allora è completamente una follia, lasciamo perdere, quello è un pazzo, o chi consiglia di fare quello è veramente
non la lasciamo perdere proprio. Lo mettiamo nel calderone dei fuffaguru. Esatto, esattamente. Sono quelli che poi ti dico dammeli a me, come quelli che tutti questi ultimi due anni hanno detto dammeli a me, io ti do il 2% al giorno. Ma cavoli, ma quanti ci sono cascati? Tantissimi, no? Tanti. E tu gli dicevi, ma com'è possibile che ti danno il 2% al giorno quando i tassi medi sono 0, 0,5, 1%? No, ma perché? E si lanciavano in cose strane di spiegazioni. Quelli erano solo soldi presi col classico schema Ponzi da una parte per darli ai gonzi che gli davano quei soldi pensando di farci soldi, no? Altri soldi facili. E poi sono crollati. Questa rima Ponzi Gonzi veramente è da Pulitzer. Mi è venuta così, non l'ho pensata. Va bene, dai, ci siamo confrontati sul discorso cripto, poi chiaramente... No, io ci tengo a dire una cosa, cioè noi siamo sempre molto contro, ma è sempre molto bello confrontarsi su questi temi, e io una cosa che dico di positivo delle criptovalute, in particolare di Bitcoin, è che hanno contribuito a creare un dibattito su temi di cui prima non si parlava, certo. Come l'economia monetaria, per esempio, e il ruolo delle banche centrali. Noi poi, certo, in questo dibattito ci collochiamo fermamente da una parte, che è quella anti, però il fatto che uno strumento come le criptovalute abbia contribuito ad aumentare questo dibattito, non dico che, quantomeno dal mio punto di vista, ne giustifica l'esistenza, ma è una cosa positiva. Sono d'accordissimo, bisogna sempre aprirsi al confronto, parlarne, perché non fa altro che accrescere quello che è la cosa per tutti quanti. D'altra parte non sarebbero arrivate le criptovalute di Stato come il renminbi digitale o dovrebbe arrivare l'euro digitale se non ci fosse stata questa cosa, e sicuramente porteranno dei vantaggi se usate bene, vedremo come saranno usate. Sì, su quello ti dirò, non onestamente devo ancora formarmi un'opinione, quindi mi riservo. Sì, pure io devo vedere come saranno promosse, messe in campo, vedremo. Comunque sono tutti esperimenti, no? Perché chiaramente l'uomo va avanti, no? Cent'anni fa, se parlavi a uno del telefonino che c'era la videochiamata o diceva, che stai dicendo, sei un pazzo, no? Magari tra 100 anni diranno, ti ricordi quelli 100 anni fa che dicevano? Adesso per noi è normale, quindi bisogna andare avanti. Senti Luca, siamo arrivati alla fine. Io invito tutti, a te, tutti quelli che ci ascoltano, ad andare a sentire il podcast, i video, Instagram. Mi sono scordato qualcosa. A LinkedIn siete anche? Sì, noi abbiamo Instagram, LinkedIn, TikTok, dove siamo più numerosi. Siamo in 100.000, più di 100.000 su TikTok. E ovviamente il nostro podcast Bankstation, storia di economia e finanza, è su tutte le piattaforme di streaming audio. Grande, ecco, era questo che volevo, lo spottone per dire dove vi possono trovare, e a te e a Francesco. Ascoltate Bankstation perché vi daranno un'idea dell'economia e della finanza diversa da quella che do io, più generale, più messa in un modo. Vedete, ognuno ha il suo modo di raccontarla, quindi seguiteli perché sono super interessanti. Luca, non so se vuoi dare una piccola esortazione a chi ci ha seguito. Sull'economia, sulla finanza, su cosa fare, se no ci salutiamo e vi ringrazio per la partecipazione. Ma su cosa fare direi che l'hai detto già tu, no? Ascoltate Bankstation, seguite Bankstation, e l'hai detto benissimo, quindi direi che concludiamo qua. Va bene, salutami Francesco e assolutamente vi ringrazio per la partecipazione e vi seguirò assolutamente come già faccio. Ciao Luca. Dai, grazie, è stato gentilissimo. Ciao Alfonso, è stato un piacere.